Riscoprire le opere dei musicisti del passato che sono stati parte della storia della Cattedrale di Fano è una delle missioni della Cappella Musicale del Duomo, diretta da Stefano Baldelli, al lavoro per un concerto di musiche inedite dedicato a Giuseppe Ripini. Il noto e stimato compositore nacque a Pesaro nel 1755 e morì a Fano nel 1823, dove lavorò come maestro di cappella in cattedrale. Le sue opere però ancora oggi non sono conosciute poiché nulla è stato stampato. Negli archivi delle cattedrali, in quella di Fano particolarmente, ma anche a Trento e a Milano, sono conservate molte delle sue partiture di musica sacra manoscritte per coro, solisti e orchestra. Il suo stile è quello galante della seconda parte del Settecento, fresco e vivace, simile alla scrittura di Mozart, Porpora, Cimarosa o Pergolesi. Maestro, andrete alla riscoperta di queste musiche, qual è stato il lavoro svolto? Allora, tutte queste musiche che sono conservate presso l'archivio storico della diocesi di Fano sono delle musiche manoscritte, quindi scritte di pugno dal compositore. Allora il lavoro è quello di prenderle, analizzarle, interpretarle, capire insomma bene la scrittura e tutte le indicazioni e poi trascriverle con un programma di editoria musicale moderno e poi poterle stampare per farle eseguire dai musicisti che appunto sono deputati a questa esecuzione. Ma quando è iniziato il lavoro? Beh, il lavoro è iniziato circa 2 anni fa, quindi prima del Covid. È maturato durante il Covid con un po' più di tempo a disposizione, quindi lo studio a casa lì, un po' questo il Covid ha aiutato. E poi finalmente nel 2023 la diocesi pubblicherà il primo numero di questa raccolta di musiche del compositore Ripini. Sarà una collana, ci impiegheremo alcuni anni perché c'è un fondo abbastanza cospicuo di manoscritti. Intanto l'attenzione è rivolta al concerto che si terrà sabato 15 ottobre alle 21:15 al Duomo di Fano. Allora, il concerto di sabato prevede l'esecuzione di 3 opere di Ripini, un Magnificat ed un Benedictus e delle Litanie. Queste opere sono composite, quindi vedono la partecipazione chiaramente del coro e la cappella musicale, sarà il coro che canterà, più dei solisti. Abbiamo 4 solisti, un soprano, un mezzo soprano, un tenore ed un basso, soprano Giovanna Donini, Anna Zanotti mezzo soprano e 2 ragazzi coreani che si chiamano Wo Seok Choi e Wang Zheng, tenore e basso rispettivamente. E in più la formazione dell'orchestra, che è composta da archi, corni e oboi, che sono strumentisti dell'orchestra della Cappella Musicale del Duomo di Fano. L'ingresso sarà libero? L'ingresso è libero e gratuito.